Agrifood Abruzzo sostenibile protagonista a Dubai in questa settimana sino all'11 febbraio all'Expo 2020. La partecipazione dell'Abruzzo porta con sé diversi significati concreti e sostanziali, non solo legati ad esigenze formali di immagine e di presenza. Lo ha ribadito più volte nel corso della conferenza stampa di presentazione della missione a Palazzo Sidone il presidente dell'ARAP Giuseppe Savini, con il vicepresidente della giunta regionale assessore all'agricoltura Emanuele Imprudente e il direttore generale dell'ARAP Antonio Morgante. Essere visibili in una vetrina mondiale assume ancora più importanza considerando la fase pandemica e giunge a coronamento di percorsi già avviati dall'ARAP. Primo fra tutti l'innovativo piano di internazionalizzazione delle imprese abruzzesi che l'azienda regionale ha avviato con convinzione e con risultati già incoraggianti. La presenza dell'Abruzzo nel padiglione Italia è un segnale di ripartenza, ripresa, ritorno alla fiducia. La spedizione promossa dalla Regione Abruzzo, in particolare dall'assessorato all'agricoltura, è curata da ARAP, è caratterizzata da eventi ed iniziative per presentare al mondo ben 22 imprese abruzzesi del comparto enogastronomico con oltre 120 prodotti di eccellenza: zafferano, tartufo, olio, vino, ortofrutta, pasta secca e fresca e pasticceria. La novità è che per la prima volta ci si presenta ad un evento internazionale come Sistema Abruzzo. Siamo con l'assessore, vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente. Si presenta una missione istituzionale, già c'è stato un primo approccio della regione Abruzzo con Expo 2020 a Dubai, l'Agrifood, quindi le eccellenze abruzzesi, tante imprese, una vetrina ma non solo, opportunità concrete di mettersi in questi nuovi mercati. Sì, andiamo come Regione Abruzzo ad Expo, saremo qui nella settimana dal 7 all'11, una vetrina, uno spazio tutto dedicato alla parte abruzzese, parte quello che è un progetto dell'assessorato all'agricoltura, che vede come soggetto attuatore ARAP Abruzzo, che è un progetto molto più ampio rispetto a quella della presenza e partecipazione a questo evento internazionale unico che è l'Expo di Dubai. Parte il progetto Dubai, dicevo, perché è un progetto articolato di ampio spettro, dove all'interno di questo progetto ci sono tutta una serie di percorsi che mettono al centro l'Abruzzo e l'internazionalizzazione delle nostre aziende, con un principio, con un approccio che è diverso rispetto a quello del passato, perché noi andiamo lì a promuovere complessivamente quello che è il valore dell'Abruzzo. Il valore dell'Abruzzo che è la terra della regione dei parchi, che è una terra della regione dell'aria pulita, della nostra terra, insomma, il nostro sistema sarà l'Abruzzo sostenibile. Ecco, questo è il progetto che andiamo a esportare. All'interno di questo ovviamente c'è l'Agrifood, che secondo me sarà l'elemento predominante, perché le nostre eccellenze, i nostri prodotti fanno sì che con il grande legame che hanno il territorio riusciamo a promuovere e a mettere a sistema quello che è il valore dei prodotti, delle aziende e quindi ciò che andiamo a rappresentare con essi, ma al tempo stesso mettiamo al centro l'Abruzzo. Quindi promuoveremo, faremo tutta una serie di attività, di incontri legati a questo tipo di azione, tenendo presente che già sono partiti, perché dicevamo che è un percorso che ha visto la realizzazione e la messa a terra, che è un percorso continuo, di un progetto di business intelligence legato proprio all'internazionalizzazione che è a disposizione delle nostre aziende abruzzesi, mette a disposizione un nuovo sistema anche di poter partecipare a bandi per poter ottenere dei finanziamenti legati proprio nello specifico all'internazionalizzazione, e quindi un modello e un processo che stiamo avviando che in Abruzzo non c'era. Processo importante che vedrà, ecco, a Dubai l'avvio di questo processo e di questo percorso con una serie di attività anche in loco, dove ovviamente avranno modo le nostre aziende di incontrare, di fare incontri B2C, di aprirsi a quello che è il mondo internazionale, dove noi avremo una serie di relazioni internazionali con tutti coloro i quali sono operatori di settori specifici, che quindi potranno mettere e fare in modo che ci sia questo tipo di attività. Lì avremo una strutturazione con conferenze stampe, con incontri, andremo a portare anche il modello dei parchi, perché sarà presente anche il parco del Gran Sasso con un progetto specifico che hanno fatto loro in maniera autonoma, ma la rimettiamo al centro di questo grande progetto che, come dicevo, è Abruzzo sostenibile, l'internazionalizzazione della nostra regione. Legare i nostri prodotti al territorio,
e il nostro territorio in un unicum come l'Abruzzo, secondo noi è quell'elemento che è sempre mancato a questa regione. Si è sempre andati in ordine sparso, invece adesso andiamo con un modello, con un progetto che è quello dell'Abruzzo sostenibile, che è quello dell'internazionalizzazione dei nostri prodotti e della nostra regione, con ovvie ricadute che potranno esserci sicuramente per le aziende, per coloro i quali intraprendono questo percorso, al di là di alcune eccellenze che già lo sono ovviamente, ma noi stiamo creando questo sistema che è un sistema che darà i propri frutti alla nostra regione e alle nostre aziende. Una vetrina nella quale la promozione dei prodotti va di pari passo con quella del territorio abruzzese, nell'ottica di creare opportunità concrete per le imprese presenti e compiere il decisivo passo per l'internazionalizzazione delle imprese e la conquista di mercati globali. L'ARAP ha organizzato la partecipazione in modo impeccabile, con un programma ambizioso che si spera dia risultati a breve, medio e lungo termine. La sfida è molto importante, dare una grande opportunità alle imprese, perché durante la settimana ci saranno incontri con operatori di settore. La stessa ARAP mette a disposizione uno sportello per informare su bandi e possibilità di finanziamenti per le imprese, in un cambio di approccio e paradigma che per la prima volta mette in primo piano PIL, mercati e prodotti. Importatori internazionali, influencer della rete, media del settore potranno conoscere le eccellenze abruzzesi e saranno presenti mercati interessanti, come quello dell'Iran, che strizza l'occhio ai prodotti italiani, ma anche una rete di ben 200 cuochi italiani. Siamo con il presidente dell'ARAP, Giuseppe Savini. Viene presentata questa seconda missione istituzionale nell'ambito di Expo 2020, alla quale partecipa la regione. Che settimana sarà quella che vi vede impegnati con le eccellenze abruzzesi e con tante imprese? Beh, proprio perché parliamo di agri-food, sarà per l'Abruzzo la settimana delle settimane. I due punti di forza della regione sono sicuramente le aree industriali che guardano l'automotive e in seconda istanza i nostri prodotti agricoli. Noi siamo stati investiti direttamente dalla regione, in particolar modo dall'assessore all'agricoltura Imprudente, per andare a gestire questa settimana anche in concomitanza con l'attività che ARAP sta svolgendo già con altri soggetti per quanto riguarda le altre settimane tematiche, in particolar modo con l'assessorato alle attività produttive, col quale abbiamo gestito le attività che riguardano la manifestazione di interesse per le imprese che volevano aprire i mercati esteri o volevano essere conosciute a livello internazionale nei B2B che avranno luogo all'interno dell'Expo. Sulla stessa lunghezza d'onda ci siamo regolati per organizzare la settimana che guarda l'agri-food e che guarda la commercializzazione e l'apertura dei mercati per gli operatori regionali, per i prodotti più importanti, dall'olio sicuramente al vino, allo zafferano e altri prodotti agricoli, con le eccellenze ad esempio delle produzioni sulla piana del Fucino. È logico che l'ARAP, quale azienda regionale di attività produttive, sia come braccio destro dell'assessorato, sia come soggetto che assiste la regione proprio per questo tipo di attività, ha organizzato questa settimana facendo in modo che alla semplice e pura parte istituzionale che è dovuta per quanto riguarda poi anche i rapporti a livello di ambasciate, a livello di consolato, sia locale negli Emirati, sia dei paesi del sud-est asiatico, ma anche degli operatori internazionali, affianca il vero e proprio, concentra i propri sforzi nel vero e proprio tema, che è quello di pubblicizzare i prodotti per fare in modo che i nostri produttori possano andare a vendere proprio in quei mercati che sono mercati molto ambiti, soprattutto per la matrice, voglio dire, anche dei prodotti che emergono, che sono fondamentali per l'economia dell'agri-food della nostra regione. Penso al tartufo, ma penso anche alle eccellenze sull'olio. Per fare questo, quindi, è stata organizzata una settimana che vede diversi appuntamenti. Tra l'altro avremo modo di rendere dare conoscenza a tutti del programma attraverso una brochure che abbiamo redatto in queste settimane con l'assessore Imprudente,
così che vengano prima di tutto affrontate le tematiche delle sale B2B, cioè degli incontri business to business con gli operatori internazionali. Ci sarà anche una novità molto importante dell'incontro con gli influencer della rete, per quanto riguarda i prodotti agri-food, influencer che opereranno, che fanno gli incontri per conoscere i prodotti e che poi opereranno all'interno di una dimensione di livello mondiale, dall'Australia fino agli Stati Uniti e al Sud America. Altro sicuramente elemento importante, la conoscenza dei prodotti per quanto riguarda l'incontro che abbiamo organizzato con gli importatori internazionali, quindi non solo gli importatori del sud-est asiatico, ma gli importatori di tutto il mondo. Ecco, questo io penso sia un esempio nel quale si mettono a terra progetti vengono declinati non solo attraverso una partecipazione della Regione Abruzzo che assume solo una veste istituzionale, ma che servono veramente a far crescere l'economia della nostra regione. Il periodo della missione non è stato scelto a caso, perché a Dubai la settimana successiva ci sarà un'iniziativa internazionale dedicata all'agri-food. Le imprese abruzzesi potranno restare per capire le tendenze internazionali. Una di queste riguarda il cibo sostenibile e come Abruzzo in questo settore ci sono stati investimenti consistenti, come per esempio con i vini sostenibili o ecologici. Il programma è molto intenso e ricco di appuntamenti. Prima giornata, via libera alla presentazione, con l'istituzione una sorta di testing iniziale per i prodotti in una speciale anteprima con un culinary workshop. Il giorno successivo, il martedì, la presentazione del sistema dei parchi con vari show cooking e riunioni tra importatori ed esportatori sul tema della sostenibilità. Vini in evidenza, ma anche diverse masterclass dedicate a tartufo e zafferano, alla cucina abruzzese sostenibile usando olio d'oliva, ortofrutta e paste. Mercoledì saranno protagonisti la pasta abruzzese, le paste secche, ortofrutta e olio. L'evento si chiama proprio Mani in Pasta. Giovedì e venerdì sono diversi gli appuntamenti con un focus specifico, prima sul tartufo abruzzese e poi sullo zafferano, prodotti molto richiesti nei ristoranti. Ci saranno degli chef a preparare i menù. Nella giornata del 12 le camere di commercio organizzeranno una serie di eventi all'interno dell'esposizione. L'ARAP sarà impegnata anche in una settimana a marzo, dedicata a logistica ed idrogeno, per promuovere l'Abruzzo come possibile sede dove fare investimenti. Direttore Morgante, internazionalizzazione, apertura insomma a nuovi mercati, non è solo una vetrina, è un'opportunità concreta per le imprese, le eccellenze abruzzesi nel settore dell'agri-food e non solo, di immettersi in nuovi circuiti. Sì, stiamo lavorando da 6 mesi, quindi stiamo cercando come sistema Abruzzo, perché ovviamente sono coinvolti sia l'assessorato alle attività produttive, sia l'assessorato all'agricoltura, sarà coinvolto l'assessorato all'ambiente, tutte le partecipate e il sistema Abruzzo delle società sta partecipando a questo sforzo enorme. ARAP è stata incaricata come soggetto attuatore di curare sia la settimana che inizierà lunedì con l'agri-food, sia la settimana che ci occuperemo di idrogeno, logistica e start-up innovative a metà di marzo. Quindi è sicuramente una occasione importantissima per il sistema Abruzzo imprenditoriale. Lei sottolineava proprio questo aspetto che è la novità, per la prima volta, lo ha detto più volte anche l'assessore Daniele Damario, ci si presenta proprio come sistema, non come compartimenti stagni. Può essere questo il valore aggiunto? Assolutamente sì, perché ognuno di noi, quindi ARAP, Abruzzo Sviluppo, Camera di Commercio e Regione Abruzzo, ha una visione che insieme alle altre visioni fanno il sistema, e i primi risultati sicuramente li abbiamo ottenuti già con la settimana istituzionale, quindi con le eccellenze della nostra gioielleria, del nostro artigianato. Continueremo con l'agri-food, passeremo attraverso altri momenti a fine febbraio e poi ci sarà il momento importantissimo per la logistica, l'idrogeno e le start-up innovative. Quindi questo è il sistema che funziona e sta funzionando, e speriamo insomma che darà risultati importanti. L'agri-food è un settore che tira comunque. Tira moltissimo, noi porteremo oltre 25 imprese a Dubai. 11 saranno in presenza, andremo a promuovere oltre 100 prodotti abruzzesi con un parterre importantissimo internazionale, quindi fatto da cuochi e operatori internazionali e da cuochi e operatori italiani che operano nel settore del Mid-East di Dubai e dell'Estremo Oriente, perché Dubai è una piattaforma, diciamo così, di business a livello internazionale che è importante per una determinata area del mondo.